testa 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 Buongiorno ragazzi, sono Mr Buscherini e per la nostra unità sulla probabilità oggi andremo a vedere la probabilità composta. Quindi, cosa faremo? Identificheremo quelli che noi chiameremo eventi indipendenti e vedremo come calcolare la probabilità composta prima utilizzando quello che si chiama un grafo ad albero e poi utilizzando quella che si chiama una tabella a doppia entrata. Nella scena iniziale del film Rosenkrantz e Gildersen sono morti, a sua volta tratto dall'omonima opera teatrale Tom Stoppard, uno dei due protagonisti, Rosenkrantz, Trova una moneta per terra e comincia a lanciarla. E ogni volta che la lancia, esce testa. Questo evento estremamente improbabile poi scatena tutta una serie di riflessioni sulla natura della realtà in un film il cui tema centrale è appunto il fatto, il destino, la possibilità o meno di poterlo cambiare. Oltre a tutta una serie di riflessioni legate alla fisica, eccetera. Questo perché? Perché ci serve... Per capire come si può calcolare la probabilità di più eventi successivi perché finora ci siamo eh, limitati a calcolare la probabilità di un singolo evento oppure di due eventi quindi uno oppure l'altro però all'interno che so della stessa estrazione di una carta o dello stesso tiro del dado ora ci cominciamo a domandarci ma come faccio a calcolare la probabilità di eventi legati allo stesso tipo di eh, azione? Quindi se tiro due volte un dado, se estraggo due carte, se lancio due volte una moneta. Quindi questo è proprio eh, lo scopo della lezione di oggi. Quindi andiamo a vedere, e questo appunto è un fotogramma del film, eh, non, non faremo quelli film dove... Questa moneta viene lanciata veramente un numero incredibile di volte, ma ci poniamo questo problema. Qual è la probabilità che esca tre volte testa lanciando una moneta? Cioè io prendo una moneta no, con le due eh, facce, no, testa e croce, e mi domando, lanciandola tre volte, qual è la probabilità che ottenga tre volte testa? Eh, tante cose è importante che dal punto di vista della probabilità non cambia nulla se io considero lancio tre volte la stessa moneta oppure lancio in contemporanea tre monete dello stesso tipo. Però consideriamo che sia un'unica moneta e che la lancio tre volte, mi domando qual è la probabilità che esca tre volte testa. È chiaro che la probabilità io la calcolerò nella stessa identica maniera, cioè vado a trovare il numero di casi possibili e all'interno di essi vado a individuare quali sono i casi favorevoli e il rapporto tra queste due grandezze sarà la mia probabilità matematica. La difficoltà appunto nasce nel capire quali sono tutti i casi possibili e proprio per questo ora utilizzeremo quello che si chiama un grafo ad albero. Quindi cominciamo. Il grafo ad albero eh, si chiama così proprio perché ad ogni evento c'è una diramazione. Cominciamo con il primo lancio, quindi io scrivo qui, primo lancio, e il mio grafo chiaramente si eh, ramificherà in due possibilità, perché lanciando una moneta io ho solo due possibili eh, eventi, ovvero testa che io... Semplificherò con la lettera T e croce e c'è un motivo ora per cui li, li, li disegno così spaziati da un lato. Quindi questo è l'inizio del mio grafo ad albero, la mia prima diramazione. Al primo lancio io posso avere o testa o croce. Al secondo lancio, cosa succede? Per ciascuno di questi due eventi io ho di nuovo due possibilità, cioè se al primo lancio mi era venuto testa, al secondo mi può venire di nuovo o testa o croce, quindi ho una nuova diramazione testa, croce, oppure se al primo lancio mi era venuto croce, di nuovo io ho due possibilità che sono come prima o testa o croce. E a questo punto già potete capire dove stiamo andando a parare. Quindi scriviamo per il terzo lancio e a questo punto è chiaro che per ciascuna di queste possibilità io ho di nuovo una diramazione testa croce, testa croce, testa croce e testa croce. È chiaro che man mano che io aggiungo lanci di moneta le diramazioni aumentano, anche la, la complicazione visuale di questo eh, grafo ad albero aumenta, però, diciamo è un modo molto utile per visualizzare eh, quali sono tutte le possibili combinazioni. Prima di tutto, ecco, intanto scriviamo che questo è un grafo ad albero. Ci sono alcune considerazioni che possiamo fare. Intanto il numero di casi possibili che si verifica ad ogni lancio. Per esempio, al primo lancio io ho solo due casi possibili, uno e due. Se invece io la moneta la lancio due volte o se lancio due monete, i casi possibili sono uno, due, tre, quattro. Se io invece lancio la moneta tre volte oppure ho la, lancio tre monete allo stesso tempo, ho... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E già qui molti di voi avranno capito eh, che tipo di progressione è. Essenzialmente quello che abbiamo è che a ogni lancio io raddoppio il numero di casi possibili. O meglio ancora, io sto seguendo una, eh, una progressione che segue la potenza del 2, perché 2 non è altro che 2, cioè le casi possibili per ogni moneta alla prima perché ho fatto un lancio. 4 non è altro che 2 alla seconda, cioè il numero di casi possibili per una moneta elevato al numero di monete che ho elevato che ho lanciato. Nel caso del terzo lancio questo sarà uguale a 2 alla terza, cioè io posso già capire che se lancio la mia moneta N volte il numero di casi possibili, quindi eh, in N lanci, in N lanci, il numero di casi possibili non sarà altro che 2 alla N. Questo per la moneta. Chiaro, per altre cose tipo il dado, le carte, i numeri cambiano. Ora però dobbiamo andare a vedere la cosa che ci interessava, cioè che probabilità ho che venga solo testa. E in pratica io devo, a questo punto come funziona? Io parto dal, dall'inizio del mio grafo d'albero e seguo... La direzione del mio eh, caso favorevole, che poi vediamo è un unico caso, perché infatti ho il caso in cui ho testa e testa e testa. Questo è il caso che io chiamerò appunto testa, testa, testa. E come vedete è un unico caso. Ok, io poi gli altri li posso chiamare per esempio testa, testa, croce testa, testa croce, croce, testa testa, croce, croce croce, testa, testa croce, testa, croce croce, croce, testa e croce, croce, croce qui ho un unico caso possibile quindi la mia probabilità eh, qual è la probabilità? la probabilità che venga testa, testa, testa lo scriverò così non sarà altro che 1 su 8, che è 12,5%, eh? per voi quelli di voi che sono interessati alle percentuali. Uno dei campi più interessanti di applicazione e probabilità è la genetica, in particolare quella che noi chiamiamo la genetica mendeliana, cioè quella per cui eh, noi stabiliamo in base al corredo genetico di un genitore e corredo genetico dell'altro genitore che probabilità hanno i figli di avere queste o quelle caratteristiche. Eh, quindi si parla di genotipo, fenotipo, eccetera. La cosa forse più semplice da studiare a questo punto è la proprietà di concepire un figlio di un sesso oppure di un altro. Per esempio, che possibilità ho di concepire una figlia femmina? Per capirlo bisogna andare non tanto ai geni quanto ai cromosomi, perché vi ricordo che Uh, un maschio, il maschio in particolare ha l'ultima coppia cromosomica, si chiama XY, quindi ha un cromosoma X e un cromosoma Y, la femmina invece ha entrambi i cromosomi di tipo X. Il concepimento avviene quando eh, uno spermatozoo del maschio che contiene solo uno di questi due cromosomi va a fecondare una cellula uovo della femmina che contiene solo uno di questi cromosomi. Eh, la genetica mendeliana, quindi calcolare la probabilità che, avvenga che ci sia un certo genotipo anziché un altro, si fa utilizzando un tipo di tabella doppia entrata che viene chiamato appunto quadrato di Pannet, o Pannet Square. Come funziona? Funziona facendo questa griglia 3x3, dove in realtà questo, di solito questo quadratino qui non si usa. Nella prima riga si mette il corredo genetico, in questo caso però cromosomico, di uno dei genitori, per esempio del padre. Quindi o x o y. Perché? Perché? Uh, uno, lo spermatozoo avrà il 50% di avere o il cromosoma X o il cromosoma Y non può avere tutte e due eh? perché ogni, ogni spermatozoo porta solo metà del corredo genetico del uh, maschio qui invece mettiamo il corredo genetico della femmina quindi in questo caso il cellulo uovo o può avere una uh, cromosoma X oppure di nuovo un cromosoma X nella parte centrale, in questi quadrati centrali, metteremo quali sono a questo punto le possibili combinazioni tra spermatozoo e cellula uovo. Quindi abbiamo, in questo quadrato abbiamo x con x, questa è la combinazione che ci dà una femmina, qui abbiamo una combinazione x con y, qui abbiamo di nuovo la combinazione x con x. E qui abbiamo una combinazione X con Y. E chiaramente la cosa non ci dovrebbe sorprendere, di queste quattro possibili combinazioni, due, due sono quelle che ci portano ad avere una figlia femmina. Quindi abbiamo due eventi favorevoli su quattro casi possibili, ovvero un mezzo, ovvero quello che noi chiamiamo il 50%. Il fatto che lanciando una moneta venga testa non influenza il fatto che al lancio successivo possa venire nuovo testa oppure croce. Questo dice che il, le due uscite di una moneta sono quelle che noi chiamiamo due eventi indipendenti, cioè due eventi si dicono indipendenti se il verificarsi di uno non modifica la probabilità di verificarsi dell'altro. Lanciando una volta il dado viene un 1, non significa che la volta dopo è più probabile che venga un numero che non sia 1. Se io pesco una carta da un mazzo di carte e poi la rimetto, rimescolo e ripesco, le due probabilità non si influenzano l'una con l'altra. Ecco, questi sono quelli che noi chiamiamo eventi indipendenti. Quando ho eventi indipendenti, la probabilità che essi avvengano allo stesso tempo noi la chiameremo la probabilità composta e come potreste già intuire dal caso della moneta, la probabilità composta di un evento costituito da due o più eventi dipendenti non sarà altro che il prodotto della probabilità dei singoli eventi, ovvero PDE uguale PDE1 per PDE2.